Anni fa lavoravo in un locale e il titolare mi diceva spesso: "Vedi qui, Nejo, il DJ lo devi fare per passione". Cosa voleva dire? Innanzitutto, io ero un poco più che ventenne rampante, quindi molta ambizione. E lui in questo modo mi diceva che, come avevano sempre fatto, piaceva prestare attenzione alla musica, alla selezione, che tutto fosse fatto per bene, però non è che mi potesse garantire poi uno stipendio. E quando magari sarei cresciuto e avrei potuto lavorare forte, beh, quello era il momento di spiccare il volo. E lui non mi avrebbe potuto trattenere, avrebbe inserito qualcun altro giovane da far crescere. E a me è rimasta dentro questa cosa di lavorare per passione e mi ci interrogavo. In realtà questo ci sono delle controindicazioni, perché magari chi lo fa per passione si pensa di poter andare in barba quindi a tutte le regole, perché comunque un lavoro, un sostentamento base ce l'ha. E in realtà, bello mio, non è così che funziona. Siamo in un mercato, quindi dobbiamo stare alle regole, dobbiamo essere corretti con i colleghi, abbiamo dei costi, dobbiamo sottostare a degli standard minimi. Qualunque sia il tuo status. Di contro, una volta raggiunto un livello superiore, quindi poter lavorare in contesti più diversi, non possiamo lasciare a casa la passione, perché se diventa effettivamente un lavoro come un altro, senza la passione per la musica, la passione per le serate, la passione per lo stare tra le persone, beh, mi dispiace, cambia lavoro, perché non ha veramente senso. In realtà, con i colleghi più stretti, abbiamo leggermente modificato questo detto. Il DJ non lo si fa per passione, ma con passione. Questo ti deve accompagnare sempre, qualunque sia il tuo livello. La passione la porti sempre con te ed è quello che ti stimola a migliorarti ogni giorno, ogni settimana e di essere sempre avanti, sempre sul pezzo. A maggior ragione, se invece di fare il DJ vuoi essere un DJ, il DJ lo si è non per passione, ma con passione.